pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Siamo qui nel finale di primo tempo che ha visto affrontarsi Overdose Pot contro Hooligans, risultato di 1-1. Siamo qui con cognome? Bova. Primo tempo che vede sul risultato di 1-1, la partita è equilibrata, siete riusciti a passare in vantaggio, poi siete fatti recuperare nel finale di primo tempo, cosa mi dici? Niente, come al solito un errore di Maranello ci condanna al risultato di 1-1, niente, però vabbè, ce la stiamo giocando, che avversari corrono, speriamo di... Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Cercare il portiere pure è bravo, cercare di fare gol. Va benissimo, in bocca al lupo per, per il secondo tempo, ora andiamo a parlare con i giocatori. E l'Overdose Pot 4. Cognome? Sinno. Primo tempo che vede sul risultato di 1-1. La partita è bella, equilibrata e combattuta. Siete passati in svantaggio, però non vi siete demoralizzati e avete agguantato il pari nel finale di primo tempo. Cosa mi dici? Guarda, siamo entrati in campo un po' molli, così posso dire. Abbiamo subito lo svantaggio, loro hanno continuato ad attaccare, siamo stati anche un po' fortunati, un po' bravi dal nostro portiere a non essere in svantaggio di due o più reti. Abbiamo avuto il coraggio, la forza di agguantare il pari, adesso in secondo tempo dobbiamo essere un po' più tonici, un po' più lucidi anche sotto porta e cerchiamo insomma di vincere e andare avanti. Bocca al lupo per il secondo tempo, ora possiamo iniziare la seconda parte di gioco, un saluto. Dopo siamo nel post partita del match Overdose Pot contro Hooligans, partita terminata 3-1 a favore degli Overdose Pot, il migliore in campo Andrea Delantro, autore di una partita davvero strepitosa, ha parato tutto, davvero l'impossibile. Gli Hooligans, possiamo dire, hanno fatto la partita facendo girare la palla e poi in contropiede si sono stati difficili. Abbiamo la miglior difesa del torneo, sì. A parte il nostro girone, quindi abbiamo giocato... Però diciamo la difesa di ferro, soprattutto nel secondo tempo, ma nel primo tempo sei stato, possiamo dirlo, hai fatto davvero delle parate. Ah, perché i miei compagni credono in me, mi danno una soddisfazione. L'importante è stato che siamo riusciti a vincere contro una squadra che giocava veramente bene. Sì, la squadra di avversario ha giocato benissimo, è mancato solo il gol. Sì. Voi però avete dimostrato davvero un muro difensivo. Un muro difensivo e poi ripartenza in contropiede. Napoli vecchi tempi, sì, si immolavano davanti a te i tuoi compagni. Bravo, Delantro, bravo, bravo. La seconda volta non ti non riceva la medaglia, questo lo dico, Ma Sergio... sono vini medaglie sopra. Complimenti, che veramente ha deciso la partita. Veramente complimenti. Sergio ha provato. Ma dico tutti i miei compagni di squadra. Sergio ha provato a far pareggio. Per gli Hooligans, io ho fatto di tutto. A selciare tutta la partita per il pareggio. Siamo Sergio come giocatore degli Hooligans. Che puzza, mamma mia, che Andrea, una dedica particolare per questa... dedico a tutti i miei compagni di squadra per questa vittoria, finalmente siamo ai 16. Va bene, salutiamo Andrea, ciao ragazzi.